dei ragazzi hanno creato un nuovo server dei fan dove potete unirvi, ma questa volta io invece ho preparato una sorpresa per tutti quanti voi. Ho un piano e ora ve lo mostro mentre proviamo il server. Come vi dicevo dall'intro, in realtà questa volta ho una cosa veramente speciale per voi. Questa volta voglio che voi entrate all'interno di questo server e fate qualsiasi cosa. Volete fare casino, volete distruggerlo, volete aiutarli, volete fare tutt'altro, qualsiasi cosa è ben accettata. Questa è una sorpresa che avevo detto che stavo preparando per i creatori di questo server. Questa volta voglio vedere il casino totale e io starò lì da spettatore ogni volta in anonimo a guardare. E questo è il server. Mi sono chiamato Enzo perché non ho un'ottima inventiva. E questo è lo spawn. Non capisco in realtà dov'è che sono spawnato, cos'è che è tutto questo. E vedo delle build sotto. Sto cadendo in un mondo e... ok. Oh, ok, sono spawnato da un'altra parte. Oddio, sono Mr. Domi, mi stai presentando. No, vabbè, sono tuo fan. Sono molto curioso di sapere com'è che questa volta l'hanno preparato, perché ovviamente non è la prima volta. Se no, Domi mi ha preso. Domi, lasciami stare, ma che fai? Non mi toccare. Mamma mia, è proprio realistico questo server, eh? Come vi dicevo nell'intro, voglio quindi, signori, che date il vostro meglio. Voglio proprio gustarmi quello che accadrà all'interno di questo server. Per me è ammesso tutto. E loro non lo sanno, tra l'altro, che io sto facendo questo video. Anzi, all'interno di questo video sarà presente il nome di quello che io sarò la prossima volta. Buona fortuna a cercare di capirlo. E che sto dicendo queste cose e sono salito in testa a pizzaiolo Domi. Solo per chi vuole pizza all'ananas testa più... Ma c'è un mare di cacca, una valanga di cacca, cacca ovunque, enorme, è una cagata immensa. Salve, vedo che ci sono ancora più build rispetto all'altra volta. Qui c'è un bottone, no, questo bottone non bottona, peccato. E siccome sono molto sicuro che queste persone, non appena vedranno che Enzo ero io, cercheranno di subito trovare quello che poserò, sto elaborando una cosa da lasciare a fine video. Oh, c'è un tunnel, scendiamo un pochetto, vediamo di qua cosa c'è. C'è una sorta di caverna, c'è un pipistrello. Ah, è vero che hanno cambiato l'aspetto dei pipistrelli su Minecraft. Ora, devo dire la verità, è molto più bello. E mamma mia, quando ci metti proprio a morire. Stanza riunioni, vediamo un po'. Hanno fatto anche una zona riunioni, tutta ametistosa, con tanto... Cioè, non è che si sono presi delle sedie. Questi qua c'hanno dei divani per riunirsi, per parlare. Io già mi sto sognando, mi sto degustando un po' di casino all'interno di questo server. Per favore, venite, sfogatevi. Voglio assistere allo spettacolo, io voglio fare da spettatore. Questo è perché la prossima volta io non sarò Enzo. Sarebbe troppo semplice. Sarebbe troppo semplice, ma mi dispiace, ma io ogni volta che entrerò in questo server avrò un nome diverso. Io voglio essere l'anonimo perfetto. Voglio proprio che su fiducia nessuno riesca mai a capire io chi sono. E facciamo attenzione però ai mob. Ci sono un sacco di nomi in giro che all'inizio penso sempre siano le persone, poi invece alla fine sono degli NPC pazzi. Ora, senza offesa, però io faccio qui un'uscita d'emergenza per via dei mob dall'altra parte e voglio continuare a vedere. A parte che c'è un Feriz, a parte che qui c'è un mega Feriz gigante, e io richiedo alla gente che deve entrare all'interno del server di rovinare questo mega Feriz. Fategli qualcosa, rovinatelo, imbruttitelo, qualsiasi cosa. Voglio vedere Feriz cambiato. Come base segreta penso che questa mega palla sarebbe veramente ottima, secondo me. Ma c'è il comando per le home? Sì, c'è il comando per le home, quindi potrei anche andarmi a nascondere in una zona. Ok, interessante questa cosa. Io però devo fare attenzione perché sto per morire e sto per perdere la mia cacata. Io ho la mia cacca e non la voglio perdere. Per caso c'è qualcosa all'interno di questa palla? Ci sono delle catene? È una struttura un po' particolare. Non so perché questa palla, devo dire la verità, mi fa un po' paura. Ma di lato c'è scritto monete. Oh, voglio i soldi. Come faccio a prendere i soldi? Oh, li voglio pure io. Questo domo è un po' nostalgico, però è molto... Sta indicando verso di là. Forse indica la mongolfiera lì sopra. Io come la raggiungo quella mongolfiera? No, non posso più correre. Recuperiamo del cibo, va? Ammazziamo questo zombie. Ho bisogno di trovare del cibo. Devo sopravvivere all'interno del server. Non posso già morire subito. A parte che ho già una morte. Che brutta figura. Sto con 0 kill e una morte. Veramente sono proprio... Sto facendo la figura dello scarso. Iniziato alle 4 del mattino, finito alle 6:32. Ah, GG per signor Rasmin, che ha buildato sto yacht. Fammi vedere, sono curioso. Però una chest con del cibo. Ce la potevano pure mettere dentro sto yacht. Invece no, non ci sta niente.
Non c'è cibo da nessuna parte. È complicatissimo sto server. Qua c'è una fornace e una crafting table. Mi rubo molto cortesemente il carbone e mi prendo del legno. Vediamo se riesco a trovare dei mob. Allora, se qualcuno vuole, io d'ora in poi all'interno del server venderò la cacca. Ne ho uno stack nell'inventario. Fatemi sapere se siete interessati e no perdi tempo, vendo cacca. Allora, ora che mi posso fare i tool iniziali, io spero di riuscire anche però in qualche modo a combinare qualcosa, perché sennò io comunque morirò di fame. Tocca un attimo sopravvivere. Magari vado a rubare qualcosa da dentro qualche casa, però essendo che alcune sono soltanto delle build decorative, all'interno potrei non trovarci nulla e me la devo gestire molto bene perché ho pochissimi cosciotti. Io proverei un attimo ad allontanarmi. Perché queste foglie sono strane? Ma che? Non posso più correre, ma ho trovato una pecora. Game changer. No vabbè raga, che figata. Ma c'è anche carpi dentro la texture pack custom del server. Ma che è sta roba? Ma questa è una generazione normale del mondo? Mi sa che qua qualcuno si è divertito a testare delle TNT. Qui c'è anche un anvil. Qualcuno qua si è divertito a... Guarda, guarda i fulmini. Sì, qualcuno qua si è divertito. Fulmini, TNT, far piovere anvil. Sarebbe veramente un problema se qualcuno dei nuovi entrati vendicasse tutto questo casino che è stato fatto facendo piovere qualcosa su quelle strutture, eh? Io la sto buttando lì. Guarda qua, hanno tagliato di netto una montagna con pure la base degli alberi, con i comandi. Guarda, guarda, è tutto tagliato di netto. Passato Demon Slayer qua, ha fatto il taglio. Ok, però direi che questo cibo ci può bastare per poter tornare indietro e fare una sorta di mini exploration. Tra l'altro, raga, fate conto, io sto giocando in questo momento che sono le 22:47. Ne ho approfittato per entrare proprio in un momento morto dove non potesse esserci nessuno. Io gli ho detto che sarei entrato domani, che non sapevo quando entravo, in modo tale che nessuno deve sapere niente. Decido io perché sono pazzo. Buona fortuna nel cercare di capire chi sono. Chi sarò la prossima volta? Chi lo sa? Anzi, all'interno di questo video sarà presente il nome di quello che io sarò la prossima volta. Buona fortuna a cercare di capirlo. Ora voglio controllare una cosa. Ma in questa zona si possono rompere i blocchi? È interessante questa cosa. Quindi potrei vedere se c'è del ferro magari da qualche parte qui piazzato con i blocchi. Anche se il bianco viene fatto, come vedete, con il quarzo, non vedo da nessuna parte del ferro. Quello non è Mr. Domi, quello è Mr. Domi con le braccia così. Oh, invece eccolo qui il ferro. No, ci sono i blocchi invisibili, ma secondo me sotto non li hanno messi. Vediamo se sotto ci sono. Dai che sotto non ci sono. Easy, facile, distrutto. Grazie mille, apprezzo un sacco questo ferro. Attendo carpi, non cadere, eh. Mandieni, bravo, mandieni di lì. Questo è il Farming of Camera Premium Battle Pass, shoppato tutti i livelli. Ho scavato il secondo posto della classifica. Tac, armatura. Andiamoci a fare anche tutti quanti tool e vediamo in realtà se ci sono dei diamanti, perché se ci sono, questa armatura sarà tipo l'armatura meno utilizzata della storia. Subito vado avanti con la prossima e non mi serve più nulla di tutto ciò. Però per sicurezza io me la incomincio a fare. Voglio proprio fare tutte quante le fasi. Sono sempre carpi. La cacca è l'unica cosa che non butterò mai per farmi spazio nell'inventario. Quella me la conservo. Che ne sai che non esce fuori che in realtà quella cacca è un'edizione limitata. Signor Enzo, ma non è che lei nasconde altro cibo da qualche parte? Ah no, lei è proprio seduto sulla cacca. Cioè, ah, invece sì che c'è il cibo. Easy, facile, perfetto. Non avrò mai più problemi di cibo. L'ho rubato tutto perché sono anch'io napoletano. Beh, direi che abbiamo un altro obiettivo ora allora. Quella corona mi sembra proprio fatta di diamanti e voglio andare a vedere anche sopra quelle mongolfiere. Però prima di fare questo io direi di farci un letto, in modo tale che metti che succede un disastro e cado, ho lo spawn settato vicino e soprattutto posso skippare la notte in modo tale che sono a posto. Direi di prendere il legno perché ogni blocco che rompiamo ne vale 4 e quindi è proprio la velocità fatta a blocchi. Però non ci sono alberi qua intorno. Mangiamo la pizza che fa bene e credo che ce la posso fare con i blocchi. Ne ho due stack, dovrebbero bastare. Poi male che va, prendo un po' di testa di Domi, che dovrebbe essere molto comoda. E incominciamo subito a salire. Ho soltanto un piccolo timore. Vorrei controllare se non ci sono blocchi invisibili, perché è una cosa che non ho visto. Per favore dimmi di no. Ok, almeno qui non ci sono. E dentro è tutto pieno. Allora posso in realtà semplicemente riutilizzare i suoi blocchi. Molto semplicemente. Sono dentro di me. Sono entrato dentro Domi. No, non è una bella sensazione quella che sto provando in questo momento. Perché sto dicendo questa frase? Facciamo che andiamo avanti. Oh, vedo del rosa. Forse sono arrivato alla faccia. Vediamo un po'.
Oppure il collo questo, non lo so. Non so in che parte del mio corpo sono. Non so dove mi trovo. Questo è il marrone, dovrebbe essere dei capelli. Forse sono arrivato. Forse ci sono. Controlliamo al volo. Uno e due. Sì, sono sulla corona. Che figata, sono sulla mia testa. Aspetta, voglio vedermi meglio. Andiamo qua. Che figata, sono sulla mia testa. Però riproduzione è poco fedele. Io non ho la testa così tanto piena. Detto questo, prendiamoci subito quindi questi blocchi di diamante. Mamma mia, ho speedrunnato Minecraft. Sono in questo server da 21 minuti e sto facendo la speedrun definitiva. Cioè, sto un po' cheatando perché sto prendendo ciò che in realtà è mio. Perché se ci pensi, la corona è della mia skin. Io mi sto riprendendo un pezzo della corona che mi può semplicemente servire e mi potrebbe tornare utile, che ne sai. Anzi, sai che ti dico, siccome ho paura che i blocchi non mi bastano, accorcio un po' la cresta del domi, cioè il ciuffo di sopra dei miei capelli. Facciamo che mi faccio tipo scocciato. Mi levo un attimo questi capelli qua, in modo tale che posso raggiungere quella mongolfiera. Ma soltanto per il meme, soltanto per appunto capire un attimo che cosa c'è. Magari mi potrei fare una base in alto, non lo so. Devo un pochetto studiarmela. Sicuramente da qualche parte la dovrò lasciare pur la roba, no? Prima però godiamoci un attimo questi diamanti. Subito cambio di armatura. No, ho fatto un disastro. Facciamo così e facciamo così. Ho preso talmente tanti diamanti che me ne sono avanzati più di uno stack. Mi sento veramente un sacco forte. Sono veramente fortissimo. Sto fasbriggiando in 1.20 con uno scudo nella seconda mano a troppo di altezza, partendo dalla mia testa. Guarda che bell'orizzonte che abbiamo qui. Perfetto. No, ragazzi, non ho calcolato. Ma c'era qualcuno. Solo che era in Vanish. Ok, questa cosa non faceva parte del mio piano. Pensavo di essere da solo. Spero non abbiano capito nulla. Spero mi abbiano preso per un giocatore qualsiasi. E io però mi sto uccidendo. No, io qua se scendo dalla manica della mia mano cado e muoio. Devo andare un po' a clacciarmi per diminuire il fall damage. Ehi, sono in una zona off limits. C'è un portale del Nether. Andiamo a vedere se c'è qualcosa anche al suo interno. Oh, ma qua c'è sottovoce. Io non l'avevo vista. Bella sorella. Vediamo se per caso hanno costruito qualcosa anche qui al suo interno. Sarei molto molto curioso di vedere. Però no. E in realtà questa cosa è molto interessante. Potrebbe tornarmi molto utile il fatto che il Nether non sono... Ah, invece c'è qualche build. Ok, come c'è un albero. C'è un'isola. No, aspetta, cosa? No, che sta succedendo? Che è successo a sto Nether? È incidentato. Stanno incominciando ad entrare gente. È entrato un senior admin. Devo fare attenzione. Devo sembrare un giocatore normalissimo. Anche perché ancora devo posare la mia roba. Ciao. Ah, lì vedo roba. Vedo roba. Stiamo facendo conversazione. Mi hanno detto che anche prima mi hanno visto entrare. Io sono entrato anche prima in modo tale che potessi magari non sembrare sospetto, ma semplicemente che ero ritornato sul server. E vediamo un pochetto. Stiamo facendo un po' conversazione. Capisco, pesa un po'. Ci ha messo un sacco per caricarmela. Però prima sono crashato. Vi consiglierei magari di sistemarla un po'. Anche perché ho già tantissima cacca con me. Ma c'è un domi scheletrico. E c'è un Babbo Natale. Questo è un pizzaiolo del Nether. Ah, è una sorta... Mi ricordo che in un server passato c'era roba del Nether. Ma alcune robe non me le ricordo. Forse se le sono salvate, se le sono riprese. Direi che a giudicare dal taglio netto abbiano preso qualcosa dai vecchi server. Ok, ci sta. Anche a giudicare da questo muro che porta al niente. Sarebbe veramente un peccato se qualcuno qui passasse e purificasse tutta questa zona, si è messo in spectator ed è venuto nel Nether. Mi sta controllando. Io invece con calma devo fare finta di nulla. Anzi, cercate degli staffer. Vediamo un po' se dicono qualcosa. No, non posso aprirlo. Il permesso per aprire il libro. Ma dai, ma dammi il libro. E niente, non posso vederlo. Va bene, peccato. Attualmente no. Poi ti faremo sapere in caso. No, come il server verrà ristartato in alcuni secondi? No, ma come? Non sono pronto io. Niente. Stanno riavviando il server. Anzi, sapete che vi dico? Va bene così. Non vi voglio mostrare in questo video dove andrò a nascondere la roba. Mi raccomando, ci si becca sul server. Voglio fare un casino enorme. E ci si becca soprattutto domani con un nuovo video. Bella.